Signor Presidente, solo 30 secondi perché il problema è politico. Io vorrei essere a conoscenza se lei ci dà qualche indicazione. Vedo che in aula manca un gruppo intero politico. È per un problema politico o perché manca per un problema? Permette che prima di iniziare la discussione vorrei sapere se il gruppo politico mancante è per... Consigliere Ngargiola, il gruppo verrà più tardi. Stamattina il consigliere Giacalone mi ha detto che si è recato fuori Mazzara e arriverà intorno alle 18, quindi lei stia tranquillo che non è problema di gruppo, consigliere. Presidente, prendo la parola in assenza mia di ieri, mi deve consentire 2 minuti. Non per giustificare l'assenza mia e di un altro componente del mio gruppo, in quanto lei sapeva da giorni la nostra assenza per motivi personali che non siamo tenuti a giustificare. Voglio quindi informare a chi si è posto la domanda che voleva informazione circa l'assenza del gruppo autonomisti da quest'aula consigliare, le posso assicurare al consigliere in questione che il gruppo autonomista ad oggi si trova in maggioranza e che farebbe bene prima di venire in aula ad esternare dubbi sul gruppo di informarsi bene anche dal suo capogruppo. Capisco che un consigliere che ogni anno vince l'Oscar, non quello di Hollywood, ma di una città più bella di Hollywood, a mio avviso. Consigliere Foderà, io la richiamo all'ordine. No, siamo su un altro punto all'ordine del giorno. Sì. Non è che possiamo aprire un dibattito politico. No, assolutamente. Consigliere Foderà, lei ha giustificato la sua assenza, quindi si ferma al suo intervento, consigliere Foderà. Non possiamo andare oltre. Gli chiedo scusa. Comunque voglio informare a questo consigliere che non ci sono dubbi che noi siamo in maggioranza. Forse avrà capito o avrà pensato che abbiamo cambiato casacca, non è così. Consigliere Foderà. Grazie. Vi posso assicurare che non c'è dubbio alcuno del fatto che il gruppo autonomisti sia perfettamente in linea e non solo in linea ma totalmente integrato e componente della maggioranza, tant'è che i dubbi sollevati io posso molto tranquillamente, senza polemica, ascriverli solo ed esclusivamente alla curiosità personale del mio collega Ngargiola, che ancora non aveva avuto modo di domandarlo preventivamente. Assicuro che sono la maggioranza, oltre perché lo dicono loro e ci mancherebbe, ma perché anche come gruppo della maggioranza è bene che lo dica anche io. Tutto qua è molto semplice e quasi blando, non c'era nemmeno bisogno. Grazie. Vedo in noto sempre di più la bassezza e la mancanza. Consigliere Ngargiola. No, me la permetta, Presidente. Non è... Consigliere Ngargiola, io non glielo permetto, consigliere Ngargiola, perché siamo su un altro punto, consigliere Ngargiola. Lei ieri ha fatto una domanda, consigliere Ngargiola, io già gli ho risposto. Ora era giusto che il capogruppo faceva la chiarezza, quindi. Prego. Non è il consigliere Caruso che rispetto come maggioranza, ma è la collega Alestra. Perché io faccio parte del gruppo misto, anche se faccio parte della maggioranza. Grazie. Siccome lei ha cambiato diversi gruppi, per questo era. Mi sono confuso pure io. Senta, Le chiedo scusa. Io non ho cambiato diversi gruppi. Guardi gli altri e si guardi lei, la sua fedina politica, non guardi la mia. Guardi la sua fedina politica. Consigliere Ngargiola, la mia fedina politica la conoscono tutti. Non faccia non le conviene fare polemiche con me. E non glielo permetto, né a lei né ad altri. Allora, visto che non mi conviene, lei non parla più, consigliere Ngargiola, grazie. Lei non parla più, consigliere Ngargiola. Sì, va bene. Siamo sul punto all'ordine del giorno, consigliere Ngargiola. Io già glielo ho permesso ieri, consigliere Ngargiola. Prego, la chiarisca. Senza la che mia faccia... posizione io ieri, se qui politica non se ne sa fare, è un'altra cosa. Io ieri non ho chiesto e non volevo fare polemica con nessuno. Io chiedevo, siccome il gruppo di maggioranza votare un atto deliberativo così importante, eravamo in una volta 12, una volta 13, una volta 14, permette che io volevo capire,
mancava un gruppo della maggioranza, o mancava uno, perché la collega è venuta dopo. Allora io ho chiesto, questo gruppo manca, viene o non viene? Non volevo fare, che lungi da me volere fare polemica, ecco il gruppo autonomisti, e con ella e con il Consiglio Comunale. Ma per quale motivo dovrei fare polemiche con Foderà, con Giacalone o con la collega? Nella maniera, ma nella maniera più assoluta, e lo giuro su Dio, non volevo fare polemica con nessuno. Grazie. Io volevo capire, perché se andavamo a votare e l'atto deliberativo, c'è stato un momento che eravamo in 10, e permetti che l'atto deliberativo non veniva votato, e io lo volevo sapere. Lei ce l'ha spiegato chiaramente, e tutto è finito lì. Ho chiesto la parola qua subito, ecco, l'infame, questo, perché non sopporto che in Consiglio Comunale ci sia di questa gente, subito andata a raccontare a Foderà o a chi per lui cose non veritiere, ma cose non veritiere, perché io non ho detto tre parole. Grazie, Consiglio Cagione, è stato molto chiaro. Mi sono ricreduto quando ho visto la collega Provenzale là. Consiglio Cagione, è stato molto chiaro, ci siamo capiti. Consigliere Foderà, gentilmente.